con Elena, prima concorrente di questa serata. Un applauso per Elena, Elena Yukimuk. Sono già preoccupato, ha preso fuoco con le baccanti. No, eccola qua. Ultima passerella di questa sera per Elena, che prende posizione. Anni di Ventimiglia, Elena Yukimuk, concorrente numero 2. Facciamo sentire un bel applauso per Silvia Barra, 23 anni di Sanremo. Di Sanremo, del segno dell'acquario, concorrente numero 2. La nostra concorrente numero 3 è Francesca Travella, 16 anni di Sanremo. È del Capricorno, a 16 anni, ama la musica. La nostra concorrente numero 3 di questa sera, concorrente numero 4, Marta Di Luzio, 16 anni, di Ventimiglia, nel segno del Sagittario, ama la danza, sogna di fare la ballerina, ama il look sportivo. Oh, questo bel look elegante per la nostra sfilata conclusiva di questa sera, ama viaggiare e partecipare anche a concorsi di danza. Sarà la nostra concorrente numero 4, Marta. La concorrente numero 5 si chiama Valeria, Valeria Malversini. Valeria dell'acquario, ama ballare, è di Castellaro, ha 17 anni. L'ho vista ballare proprio insieme a Marta nella sua prova. La concorrente numero 6, Andrea Vittorio Rosso. Andrea insegna ginnastica ritmica, ha fatto vedere anche quanto è brava. La sua esibizione, la sua prova è stata proprio una prova legata alla sua abilità come ginnasta, del segno del Cancro, ha 18 anni ed è di Sanremo. E infine, ma solo in ordine di sfilata, la numero 7 di questa sera, che è Giulia Mammoliti. Un applauso per Giulia. 16 anni Giulia, arriva dal Campo Rosso, del segno del Cancro, sogna di finire gli studi e diventare poi la grande veterinaria. Questa è la sua passerella di questa sera. Eccole qua tutte in posizione, pronte per il finale. Franz, Franz è pronto per farci vedere anche lui con il fuoco. Ti consegno una busta. No, non scherziamo assolutamente. La busta con quelli. La busta con. Pensavo con le spazio. Ma cioè, con il nome dei vincitori. Stasera qui tra i coniglietti sono stati un po' trasgressivi. Senti Franz, hai notato quanto è bella questa piazza? Abbiamo il loggione come la scala e gli amici che ci stanno guardando da lì. Abbiamo quelli che sono piazzati dietro perché hanno scoperto che non c'era più posto davanti, loro si sono messi dietro. Hanno la visuale, direi, come dire, controllano il lato B, esatto, lato B dei nostri amici. Ma soprattutto fatevi un applauso perché siete un pubblico anche un applauso nostre... arriva delle nostre aspettative. Bravi. Veramente, adesso abbiamo bisogno di voi, tocca a voi, è il vostro momento per esprimere il vostro voto a
al mio tre dite il nome ad alta voce, basta la musica, il nome della vostra miss preferita, attenzione, dovete pronunciare il nome della vostra miss preferita di questa sera, delle sette concorrenti: Elena, Silvia, Francesca, Marta, Valeria, Andrea, Giulia, al mio tre, 1, 2, 3, la vostra preferita è? Non si è capito tantissimo, eh. Stop al televoto. Allora cominciamo con le premiazioni. Per la prima premiazione, per la fascia di Miss Web, perché giusto Franz, c'era anche il concorso, sì, quest'anno legato al web, no? Ha visto che c'è Facebook, che è un po' il social network del momento. L'anno scorso e due anni fa l'abbiamo fatto con la nostra mail, quest'anno la cosa è stata proprio pubblica, tutti potevano controllare, votare, e quindi è stata eletta Miss Web tramite Facebook, quindi tra il pubblico giovanile, tra i ragazzi. È stata una cosa molto carina, c'è stata una grande bagarre, soprattutto negli ultimi giorni, prima una poi l'altra, poi una ha vinto. Allora, per premiarla chiamiamo Ileriana Foti, che è stata Miss Web lo scorso anno. Un applauso per la nostra bella Ileriana. Ileriana ha avuto quest'anno, lei ha fatto Miss Web, è stata finalista al concorso nazionale di Stars of the Year a Caserta, è tornata da poco, sempre, quindi Miss Riviera porta buona, porta fortuna, abbiamo sentito Noemi prima, e quindi è un buon trampolino di lancio. Certo, una buona chance per farsi conoscere. Allora, la nostra Miss delle 2012, la nostra bella Ileriana, che era anche in giuria, no, per l'edizione di quest'anno, consegna la fascia di Miss Web alla più votata nella nostra pagina Facebook, nella sezione appunto dedicata a Miss La Riviera. La fascia va a Francesca Travella, un applauso per Francesca! È un proprio passaggio di consegne, potete vincere una foto, eccole qua, la Miss dell'anno scorso, la Miss di quest'anno, Ileriana e Francesca. Bel bacio fra le due miss, benissimo. Siamo alla premiazione invece a questo punto di Miss Sorriso, e per la premiazione di Miss Sorriso chiamo sul palco il cavaliere ufficiale Paolo Alberti, presidente della giuria di quest'anno. Eccolo qua, Paolo Alberti, un applauso per Paolo. Vieni qua Paolo, vieni. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti, va già bene. Poi dopo dici un po' com'è andata la votazione di quest'anno. È stata una votazione, come dire, incerta fino all'ultimo? Diciamo, vi siete trovati d'accordo? Sì, assolutamente, credo che tutti i giurati hanno dato un voto coerente col pensiero degli altri, dunque sono molto contento, credo che sia giusto, perché se lo meritano, cioè soprattutto avere un risultato che sia assolutamente trasparente. E allora siamo alla consegna della fascia di Miss Sorriso 2013, che va alla concorrente numero 7, Giulia Mammoliti. Giulia, Miss Sorriso, La Riviera 2013. Foto di rito. Eccola qua, un passo avanti, dai, venite un po' più avanti. Ancora un po' più avanti, Paolo, ancora... No, scherzo. Giulia Mammoliti. Di Camporosso, giovanissima. Miss Sorriso. Siamo alla fascia di Miss Eleganza. E chiamiamo l'assessore alla cultura, Anselmo Avena, assessore alla cultura del comune di Riva Ligure, per la premiazione. Che abbiamo qua con noi. Buonasera a tutti. Com'è andata nei panni di giurato del concorso? Si è divertito? Sì, molto bene, una serata carina, simpatica. Le nostre miss sono state simpatiche, spigliate, sorridenti? Sì, sono belle ragazze, simpatiche. Auguri a tutte. Bene, allora siamo alla premiazione della Gio Elegante, Miss Eleganza, nel nostro concorso di Miss La Riviera, e il premio va alla concorrente numero 5, Valeria Malversini, 17 anni, di Castellaro. Valeria premia Anselmo Avena. Valeria Malversini, Miss Eleganza La Riviera 2013. Sul mare, mi sembra per Francia.
fa molto atmosfera da discoteca. Allora, abbiamo già assegnato tre fasce, ma siamo al momento più atteso. Abbiamo Francesco Linoce a rappresentare la redazione della Riviera. Ciao Francesco, Francesco. Vieni qua. Francesco, microfono, aspetta, cioè, anche il microfono. Francesco, come andate nei panni di giurato del concorso? Ti sei divertito? Tutto bene. Più divertente che occuparsi di cronaca, dai, insomma. Dai, sicuro. Tu ti occupi all'interno delle settimane alla Riviera delle pagine d'Imperio, giusto? Sì. Ok? E quest'oggi, insomma, rappresenti, insomma, il settimanale della Riviera, 11ª edizione di questo concorso importante, e quindi a te toccherà consegnare la fascia alla vincitrice della 11ª edizione del nostro concorso. Ci vuole un attimo di atmosfera, ci vuole un po' di da parte del pubblico. La vincitrice dell'edizione di quest'anno è la concorrente numero 6. Numero 6, Andrea Vittoria Russo. Rosso. Andrea Vittoria Rosso. Andrea Vittoria Rosso, vincitrice edizione 2013. Andrea Vittoria Rosso consegna Francesco Linoce, 18 anni di Sanremo, aveva già vinto anche la tappa di Sanremo. La nostra Andrea Vittoria è la nostra vincitrice dell'edizione 2013 di Miss La Riviera. Brave, belle le nostre concorrenti. Foto insieme a tutte quante le partecipanti, insieme alle nostre Miss. E allora Andrea Vittoria Rosso, concorrente numero 6, Miss La Riviera. La numero 5, Valeria Malversini, Miss Eleganza. Giulia Mamoriti, Miss Sorriso, concorrente numero 7, Miss Web. Francesca Travella. Grazie, grazie alle nostre Miss, grazie agli artisti che si sono esibiti nel corso della serata, grazie a Didier, grazie. Una foto anche con le altre ragazze che hanno partecipato, Marta, Silvia, tutti Elena, palco. Brave. Tutti anche loro finaliste. Foto del gruppo. Foto tutti insieme. Io approfitto ancora per ringraziare la fioreria bordighera di Angela Russo, gli amici di Shampoo di Alessio Delisi di Sanremo, che insieme a Melania Richiero hanno realizzato le acconciature delle ragazze nel corso di questa serata. Grazie ancora a Ricky e Ilaria, che sono stati come sempre splendidi dietro le quinte. Grazie. Soprattutto, adesso ti interrompo, a Maurilio Giordana. Grazie a voi, fiori, è stato un piacere. Sotto, ti sei dimenticato i fiori. Ok, dove sono i fiori? Sotto. Allora rifacciamo, i fiori, abbiamo ringraziato per i fiori e non sono arrivati i fiori. Allora arrivano anche i fiori per le Miss di questa sera. Io mi auguro che sia stata davvero una serata ricca di bellezza, di fascino e di divertimento quella di questa sera. Un weekend importante con i festeggiamenti patronali per Riva Ligure ancora, sia questa sera, insomma, perché la serata è ancora lunga e si può vivere nel divertimento più Riva Ligure. Arrivano i fiori per chiudere la serata. Vi ricordo allora ancora anche domani i festeggiamenti di San Maurizio in occasione del santo patrono, con tante iniziative qui a Riva Ligure. Abbiamo chiuso la serata invece con la bellezza delle nostre ragazze, Miss Web Francesca, Miss Sorriso Giulia, Miss Eleganza Valeria e prima classificata Miss La Riviera 2013 Andrea Vittoria Rosso, 18 anni di Sanremo. Arrivano i fiori di Angela Russo. Eravamo troppo emozionati. Grazie a tutti quanti voi per aver partecipato a questa bella serata. Appuntamento a Miss La Riviera del prossimo anno. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte.